Immancabile riassunto post diretta, peraltro grazie di cuore a chiunque sia passato e sappiate che troverete come sempre la diretta in versione integrale su Leggende Ignoranti, qualora lo vogliate. Detto ciò, siamo qui oggi a riassuntarvi tutto, a riassumervi tutto ciò che è successo, perché è successo parecchio. Allora, intanto partirei con il finale di stagione, così chiudiamo la stagione. Calcio Ma straordinario. butta dentro. No, Il vabbè, ma portiere che non è parata ha riuscito a fatto? bloccarla. Pericolo. Oh, ma che ha deciso sto Non portiere? potrà È un segnare. dovere morale. Oh, che cazzarola! È Velocissimo. passato, l'ha Quando bruciato. l'avversario si Galante non imbatte può nel niente portiere, contro un Mutu centra così. Oh, l'avversario. ma sto portiere è da comprare, eh. Bene così. In L'arbitro questo dice che mercato non andremo in potrà bancarotta. proseguire Sì, con perché bisogna l'avversario chiudere questo duello. bene. Ma nel dubbio, anche se matematicamente Invece, salva, per noi gli l'ennesima della garantiremo una stagione, vittoria in facile questo giro e agevole. i giocatori Prenderemo scivolano. scasualmente qualche gol da Se tutto Makiwa andasse oggi. bene, potremmo vedere il primo gol. Grossa, grossa, Makiwa, grossa. Questo sembra un cross Crediamo interessante. in te, Makiwa. Madrid. Guarda, guarda Obinna che mi Si scatta. sono liberati sulla corsia esterna. A volte Ecco l'implacabile. l'occasione. A volte è implacabile. Sono. È implacabile, sì. Conducono di un gol. Tipo 5 maggio stavamo a fare. Mamma mia, Sono Lazio davanti in al gol, condizioni 1-0. imbarazzanti, eh. Ho fatto un'azione. Io voglio giocare a un gioco calcistico che abbia Luciano e Manfredini e Ben ricomporre il passato. Chievo da scudetto. Ammazza a volte, che cattiveria. A Straordinario. volte Palla Piuma, a dentro. volte Fero. E oggi è decisamente Fero. Anche se A si è volte rimesso in romanista gioco. fracico, esatto. Tenta la Meno fortuna. male, Oh, è oh. Dai, dentro. regaliamogli Che questi 3 punti gol. alla Lazio, su. E ci avviciniamo alla Che fine del primo caso. tempo. Oh, gli hanno Ubaldo. fatta. Farce sta tripla, ma Non è chi? andata molto bene. No, finisce in pareggio. Il Basterà Bologna per la con la Lazio. doppietta. La Lazio si salva. Vabbè, avrebbe, si sarebbe salvata anche con la sconfitta. Ma va bene così. Ma va bene così. Giocatori premiati. Mio giocatore CR7, capocannoniere Gilardino, miglior assistman Ronaldo. Chiusa la stagione, è stato il momento di fare il mercato. Ed essendo questa l'ultima stagione che noi faremo, perché chiaramente quella di PES vuole essere una serie estiva, come tale avrà una durata limitata, cioè faremo quest'ultima stagione e poi chiuderemo, per poi aprirci alle novità di football, qualora ce ne fossero, al nuovo FIFA e a tutto ciò che sarà la nuova stagione calcistica. Quindi volevo che questo mercato fosse un po' particolare, che fosse un po' che ci facesse sognare un po', anche a costo di andare a intervenire. E abbiamo provato a fare mercato e non arrivava nessuno. Non arrivava nessuno. Sarebbe stato un mercato molto, molto a rilento, molto così. E allora abbiamo deciso di fare una cosa che solitamente non facciamo mai, di mettere da parte il nostro così integralismo calcistico e di mettere trattative molto facili. E dunque questo ha fatto sì che arrivassero due giocatori che non riusciamo a prendere in altre condizioni, ovvero, vi faccio vedere, ovvero Ronaldinho e Messi. Abbiamo composto il terzetto delle meraviglie. Due giocatori che so, la fine del mondo e da cui non si poteva prescindere. Peraltro, quando il mercato era ancora regolare, abbiamo preso Ribéry. Poi è arrivato pure Gambino come esterno, ma come potete notare, abbiamo sacrificato Della Penha, Dodò venduto per riappianare i conti, Obinna svenduto per riappianare i conti, Mutu sostituito, cioè scambiato nell'affare Ronaldinho. Siamo con le pezze in quel posto, la squadra è cortissima. Abbiamo preso anche Dida al posto di David James per avere un titolare un po' più pronto per le mille competizioni, ma siamo un po' mancanti. Ma non importa perché quello che ci aspetta sarà un campionato tostissimo, con partite incredibilmente lunghe. Tantissime partite, tantissime. Abbiamo la Coppa, la Champions e il campionato. Con una squadra che sulla carta è meravigliosamente inarrestabile, ma di fatto nella prima di campionato lo ha mostrato solo a metà. Alla prima di campionato, con l'Aldo Denang. Proviamo questa meravigliosa squadra. Ah, è l'ultima stagione, fatemela godere un attimo. Andava creando qualcosa di importante, a costo di barare, ma andava creando qualcosa di importante. Siamo qui per sognare, in fondo. Ci avremo il nostro tempo con la carriera di FIFA per bestemmiare quest'anno. Almeno a PES fatemi godere un po'. Quanto è Ribéry bello ha Ronaldinho che trovato la mette nel il migliore Palermo. dei modi per una Quanto! vittoria. In due la difesa.
all'amico Messi, non lo farebbe mai nel mondo reale, ma qui sì. Ah, Lionel, pari in... Non è proprio agilissimo il nostro Rest, eh? Ma ho preso Messi, non è che mi hanno mandato Rest e Lionello, quello che faceva il bagaglino. Comunque abbiamo creato veramente Palermo All or Nothing oggi, eh. Cioè, o vinciamo tutto o andiamo in tribunale. Comunque, chi avesse detto a Carminiello che 15 anni dopo la fine della sua carriera avrebbe giocato con Messi, Ronaldinho e CR7. Ma hanno mandato Pippo Franco col parrucchino invece di Messi. Infatti dice, quando si è presentato canticchiando son fico, dovevamo temere qualcosa ma non ci abbiamo fatto caso. E invece l'unico che è vero sul serio. Aua Pippo. Oh, ci pensa lui. Ci pensa Frank. Bravo. Era meglio Mutu. Decisamente sì. Ma vi pare normale che devo prendere Messi e devo fare il downgrade? Cioè devo percepire un downgrade prendendo Messi. Ma perché non si passano la palla Messi e Ronaldo? È insopportabile sta cosa. Si percepisce l'odio da qui. Anton. Niente. Ma che cazzo era? Bello, devo dire. E anche qui parte son fico. Vabbè, il nostro Pippo Messi. Pippo Messi o Messi Pippo? Non si sa. È passato. Ma cosa? Ma come può non essere rigore? Abbiamo Ronaldo dello United e Messi del Paris Saint-Germain. Non è una bella situazione quella che stiamo vivendo, sinceramente. Comunque, dobbiamo un attimino prendere le misure. Adesso dunque ci resta solamente una cosa da fare. Giocarne una, sì, perché voglio regalarvi una partita anche se stiamo riassuntando il tutto. Lo so che si dice riassumendo, ma gioco. E, facciamoci una partita con la Samp. Voglio vedere un po' Gambino, come se la cava in campo. Visto che è stato preso per... E bene o male dovrà giocare, perché finite queste prime partite iniziali, si spera che insomma ci possa essere un minimo di turnover. Noi abbiamo quindi i titolari in attacco, sono Ronaldo e Messi, e i panchinari Bobby e Avorte, che mi sembrano degni panchinari, eh. Il problema appunto è, come avete visto nel riassunto della prima partita, è che questo Messi ricorda un po' più Oreste Lionello o Pippo Franco. Dobbiamo capire che tipo di Messi abbiamo preso in questo multiverso. Perché dice Messi che ha vinto 800 palloni d'oro. Ma mi sa che questo non gli vinceva. E quindi sarà complicato. Poi peraltro si nota anche una certa avversione alla condivisione degli spazi fra Messi e Ronaldo. Io che credevo che mettendoli vicini avrei riallineato un po' il cosmo, no? La pace dei sensi per l'universo tutto. E invece non si piacciono proprio tantissimo. Da quello che... Diciamo che la loro leggera antipatia è stata certificata da questa convivenza a Palermo. Ma ne vedremo delle belle, credo, quest'anno. Squadra che dovrebbe fare il fuoco e le fiamme, ma che non riesce a costruire il gioco neanche a pagare. È angosciante questa cosa, lo devo dire. Pensavo che prendendo questi giocatori avremmo avuto vita facile. Ma per adesso... Mannaggia. E non abbiamo ancora debuttato in Champions, che è la cosa che più mi preoccupa, perché non vorrei finire col pentirmi di aver fatto un super calciomercato sui grandi nomi e aver trascurato le zone di campo che avrebbero avuto bisogno di un piccolo supporto aggiuntivo, tipo la mediana, dove forse Seedorf sarebbe servito come il pane, ma... Noi siamo così, siamo una squadra particolare che si lascia prendere dalle emozioni. Una squadra di cuore e intensità. Oh, ma ve fate un passaggio che sia funzionale ad andare da qualche parte? Cari miei Oreste e Cristiano. Mamma mia quanto giochiamo male. Che è un paradosso questa squadra, ma sta succedendo. Io non posso mettere dentro a Vorte e Bobby per sbloccarla, no? Tanto Gambino non ha strusciato una palla che sia una.
Guarda, guarda, guarda dove la manda. Questo non è Messi. Questo è Lionello, io sono sicuro. Ho preso quello sbagliato. Ci hanno solato tipo Mendieta alla Lazio. Ho pagato un sacco di soldi e non è manco quello vero. Dai, Oreste. Ce l'ha fatta. Mannaggia a te, mannaggia. Dai, Gambi. Bravo, Gambina. Ribery. Ribery. A chi? Ragazzi, non possiamo pareggiare con la Samp. Con questa squadra. Che andiamo a fare in Champions? Le comparse? Digno. Per Ronaldinho. Messi. Vabbè, io devo mettere dentro uno che non sia Messi, su. Vabbè. Ma vi pare normale che io abbia una squadra di questo tipo e mi ritrovi... Bravo, Gambi. E mi ritrovi a dover mettere i panchinari? È partito Digno. È partito Digno. Niente, Messi c'ha la narcolessia. Ho preso il Messi narcolettico. L'allenatore farà due cambi in questo caso. Forza. Ci pensa il Vendicatore mascherato. A meno che non sia tornato in criosonno a volte in vista della finale di Champions. Potrebbe anche essere, siamo peggio del Paris Saint Germain. Siamo peggio del Paris Saint Germain. Pieni dei campioni. E ci famo il sugo. Bellissimo. Bellissimo. È la maledizione di chi troppo spende. Abbiamo mixato un po' il modello Barcellona, che compra senza avere i soldi, e il modello Paris Saint Germain, che pensa di vincere con le figurine. Abbiamo creato qualcosa di orribile, alterando un equilibrio straordinario che non doveva essere alterato. Vabbè, quindi per il momento questo è tutto nel nostro riassunto, ma appunto a breve si riparte con le 4 partite a episodio per quella che sarà la nostra ultima trionfale cavalcata in questa retroserie di PES, sperando che tutto si concluda nel migliore dei modi.